grazie del vostro invito così gentile. Sono stato invitato tramite il professor Bottorini, che è molto capace di dare sempre temi difficili per discutere, e mi ha proposto il tema della modernità, postmodernità e della nuova evangelizzazione a partire dal magistero di Gian Giovanni Paolo II. In questa conferenza descriverò prima i cambiamenti culturali del secolo scorso e la cultura oggi dominante che deriva da quelli. Nella seconda parte analizzerò ciò che Gianni Paolo II ha detto sulla nuova evangelizzazione e soprattutto sulle aperture possibili segnalate da lui nella cultura postmoderna per una nuova evangelizzazione feconda del nostro mondo. Allora, iniziamo con una analisi della cultura attuale. Nel suo libro Die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers, cioè il mondo di ieri, ricordo di un europeo, pubblicato durante la Seconda Guerra Mondiale, lo scrittore ebraica di origine austriaca Stefan Zweig rifà con la memoria all'anno 1914. Si ricorda ancora che l'estate di quell'anno era bellissimo, soleggiato e caldo, ma nessuno prevede che l'estate di quest'anno era l'ultimo estate del vecchio mondo. Nel corso di questa estate si scoppiò la terribile prima guerra mondiale, una guerra fatta con mezzi tecnologici avanzati, dei gas tossici e i primi aerei usati come bombardieri, una guerra devastante che mietè circa 8 milioni di morti e più di 17 milioni di feriti, fra cui molte persone estremamente mutilate. Questa guerra ha messo fine definitiva al vecchio mondo dell'Ottocento, dell'Umanismo, della modernità. La nazione in cui Stefan Zweig fu nato il 1881 fu ancora parte dell'impero austriaco-ungarico. Per i suoi genitori, un impero in cui si sentivano come in una casa di pietra, ma che dopo la guerra risultò di essere stata una realtà fragile, che poteva sparire inaspettatamente nel corso di 4 anni. E ciò che concerne l'impero austriaco-ungarico concerneva in fine dei conti tutta l'Europa vecchia. Tranne il Cesare austriaco-ungarico, anche lo zar russo e il kaiser tedesco Wilhelm II, visti come persone che ricevono il loro potere da Dio stesso direttamente, che rappresentavano il cristianesimo forte presente nella società, perdettero i loro troni e furono sostituiti da governatori secolari o perfino atei. Nel 1918, alla fine della guerra, ma anche nella società di Inghilterra o quella di Italia, che mantenevano ancora le loro monarchie, il mondo dopo la guerra era diverso da quella prima.
Il mondo vecchio si caratterizzava da convinzioni forti e ferme. Stefan Zweig, pur non giudicando questo periodo positivamente in tutti gli rispetti, però lo descrive come l'epoca d'oro della sicurezza. E questa sicurezza concerneva sia l'ordine della società, della famiglia familiare, in quella personale, sia la religione, la filosofia di vita della gente. Molti erano ancora cristiani credenti e soprattutto i cattolici erano praticanti e fedeli alla loro chiesa. Anche la maggior parte di coloro che furono influenzati profondamente dalla filosofia dell'illuminismo credeva ancora in un Dio, benché piuttosto un Dio creatore. La teologia liberale del Settecento e dell'Ottocento tentava di eliminare dalla fede cristiana tutti gli elementi non compatibili con le idee dell'illuminismo, cioè il Dio trinitario o l'incarnazione del Figlio di Dio o la risurrezione di corpo e anima. Gesù fu ridotto a un insegnante morale per eccellenza, ma i cristiani liberali nel Ottocento, anche cattolici, ma a partire dal restauro della Chiesa cattolica dopo l'epoca napoleonica, soprattutto protestanti, credevano ancora fermamente in un Dio e rimanevano membri di una Chiesa. Inoltre, coloro che seguivano le idee dell'illuminismo e appartenevano quindi alla cultura della modernità aderiva ancora fermamente alla loro fede nelle idee dell'illuminismo. Tuttavia, vi erano già i primi segni dell'indebolimento sia nella Chiesa cristiana che delle filosofie illuministe nella seconda metà del XIX secolo, soprattutto nella cosiddetta fin de siècle, la fine di questo secolo e i primi anni del XX secolo fino alla prima guerra mondiale. Nella cultura di questo periodo, epoca, si osserva un atteggiamento ambivalente per una serie di sviluppi scientifici che minacciavano l'ordine esistente. Per esempio, le pubblicazioni di Darwin sulla teologia dell'evoluzione erano incompatibili con l'interpretazione letteraria della Sacra Scrittura applicata in quel epoca ancora dai protestanti ortodossi e dai cattolici. La nascita del movimento socialista minacciava la posizione della borghesia. Lo scoperto dell'inconscio da parte di Freud mostrava che esseri umani hanno degli effetti, dei sentimenti e dei pensieri cui non volevano far fronte. La reazione psicologica su questa ambivalenza era che molti, soprattutto nella classe superiore della società, tentavano di scapparle, fuggendosi dalla realtà dell'estetismo che si esprimeva nei nuovi stili dell'arte come il Jugendstil e l'impressionismo. È significativo in questo contesto che l'impressionismo, che mirava a raffigurare l'esperienza della realtà e fece della realtà stessa, sostituiva l'arte del realismo, il realismo nell'arte figurativo dell'Ottocento. Si esprimeva anche nell'atteggiamento del dandismo in quell'epoca. Per la fuga nell'estetismo, il fin de siècle si chiama anche la Belle Époque.
In ogni caso, il XIX secolo, con le sue diverse convinzioni ferme, trova la sua fine definitiva sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Molti cristiani, per le esperienze terribili della guerra, perdettero lì la loro fede. Fra i militari che erano via dalle loro famiglie per molti anni, 4 anni, si succedeva una corruzione dei costumi che dopo guerra si caratterizza in genere da una decadenza morale, soprattutto nei metropoli dell'Occidente, e la fede del progresso per le scoperte scientifiche e le nuove tecnologie degli aderenti del modernismo fu profondamente scossa. La fiducia nelle scienze naturali e nella tecnologia abusata per sterminare su larga scala i militari dei avversari e pure cittadini innocenti fu minato drasticamente. E questo fu accompagnato da una perdita di fiducia nelle filosofie dell'illuminismo, quelle empiristi, quelle razionalisti e quelle idealisti. Di conseguenza c'era un grande scetticismo negli anni venti. Molti nella classe superiore non credevano più in un fondamento per il sapere in genere. Signore e signori, il vacuo lasciato dalla mancanza di un fondamento per l'ordine sociale e il sapere facilitava la nascita di nuove idee e ideologie disastrose come il fascismo, il nazismo, il bolscevismo e il nazionalismo, che negavano e violavano su larga scala la dignità umana fondamentale. Nazismo, questo si esprimeva soprattutto nella sterminazione di milioni di ebrei, di pazienti psichiatrici e altri gruppi. Stefan Zweig, già quotato sopra, parla in questo rispetto del quoto dogma consapevole e programmatico dell'anti-umanità. Bisogna osservare che la negazione di conoscere la verità fondamentale conduce facilmente a una negazione della verità sulla dignità fondamentale della persona umana. Signore e signori, in questo contesto degli anni venti del secolo scorso si trovavano i primi tracci della cultura in cui viviamo oggi noi, cioè il postmodernismo. E questo termine ha diversi significati vaghi, soprattutto nell'arte, ma è anche una corrente filosofica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, alcuni filosofi come Wittgenstein, Heidegger e Lacan prepararono la nascita del postmodernismo come corrente filosofica, senza usare ancora questo termine, criticando la legittimazione delle scienze, e trovavano la loro ispirazione soprattutto in Friedrich Nietzsche. E Friedrich Nietzsche, lui non credeva in una verità oggettiva, solo la prospettiva forse dalla quale si guarda alla realtà potrebbe essere solo temporaneamente vera, però per colui che l'ha disegnata, cioè la verità sarebbe perciò una costruzione soggettiva.
il postmodernismo filosofico che caratterizza la nostra cultura attuale nell'Occidente e anche altrove, è diffusa da filosofi come Derrida, Lacan, Fatimo in Italia e Foucault. Il filosofo francese Jean-François Lyotard, che introduce il termine postmodernismo, lo riassume brevemente quanto segue. Quoto, semplificando all'estremo, si tiene che postmoderno sia l'incredulità riguardante i grandi racconti. E con i grandi racconti o grandi narrazioni, anche chiamata metanarrazioni, in francese metarecit, Lyotard intende le diverse correnti dell'illuminismo per legittimare la conoscenza della verità, soprattutto la filosofia di Hegel. Ma un grande racconto è pure la fede cristiana. Nell'attuale cultura dell'iperindividualismo non si crede più in un grande racconto che legittima le convinzioni condivise da un grande gruppo di gente. E siccome vi sarebbe un fondamento manchevole del sapere e non vi sarebbe un metodo che spicca per avere accesso alla realtà, spetto all'individuo di scegliere le sue convinzioni a proprio piacere. Tuttavia, il postmodernismo non considera l'essere umano come autonomo, di fatti, perché questo è determinato da altri, soprattutto dall'opinione pubblica, da emozioni, dal subconscio e dal linguaggio. E il linguaggio, così dicono i postmoderni, è uno strumento manchevole. Vi è nella società una grande varietà di giochi linguistici, questo è un concetto sviluppato soprattutto dal filosofo Wittgenstein negli anni 50 del secolo scorso. Gruppi diversi utilizzano lo stesso linguaggio per indicare delle realtà fra di loro molto diverse e soggettive. Un sacerdote, uno scienziato e un artista, parlando della verità, le attribuiscono dei significati molto, molto, molto diversi e soggettivi. E questo ostacola la comunicazione fra di loro, per cui viene a mancare una visione unitaria della realtà. E siccome la comunicazione fra la gente è manchevole, è difficile pure raggiungere un consenso. E di conseguenza c'è una pluralità di convinzioni che non si può togliere. E questo concerne anche il campo della morale, per cui l'attuale società conosce un profondo relativismo e etico. I criteri applicati in genere sono quello del pragmatismo e quello dell'efficienza. Inoltre, la politica dei governi non è più basata su principi etici, ma soprattutto su una grande quantità di informazioni ottenute per le odierne tecniche digitali. Signore e signori, il postmodernismo non è rimasto solo una corrente fra filosofi, ma diventò una cultura della massa di seguito a una serie di sviluppi sociologici. La crescita forte della prosperità
Negli anni 60 metteva la gente in grado di vivere indipendentemente l'uno dall'altro, per cui è sorto l'attuale individualismo, rafforzato ancora di recente, negli ultimi 15 anni, dai media sociali. E per la mancanza di una legittimazione della conoscenza della verità, l'individualista incline già di andare per strada sua, insiste sulla propria libertà di comporre una propria filosofia, una propria morale. Tuttavia, l'osservazione della filosofia moderna, postmoderna, che la libertà è difatti molto limitata, non è infondata. In realtà si tratta di un sentimento di essere liberi, di determinare le proprie idee e la propria morale. La massa segue difatti quasi acriticamente l'opinione pubblica e nonostante l'enfasi sull'autonomia dell'individuo, deviare dall'opinione pubblica è tutt'altro che facile. In parecchi casi quasi proibito. Per esempio, quasi proibito come un atto di discriminazione di criticare la teoria del gender che dice l'individuo ha la libertà di scegliere un proprio gender, cioè un proprio ruolo sociale completamente distaccato dal sesso biologico. Questa è la base del movimento LGBT. Signori e signori, la famosa parola di Ponzio Pilato, che questo dice a Gesù durante il processo contro di lui, che cosa è la verità? Esprimono lo scetticismo di legittimare la conoscenza della verità che caratterizza il pensiero assai diffuso nella società odierna. E signori e signore, questo è il contesto, altro che facile, in cui la Chiesa deve oggi trasmettere il Vangelo. In primo luogo, il Vangelo è la parola di liutare anche un grande racconto che annuncio Cristo come la verità in persona, non è reputato dalla maggior parte della gente di essere in grado di legittimare la verità. In secondo luogo, vista la mancanza di un grande racconto che legittima la verità, manca una visione di Dio, del mondo, dell'uomo, del significato della sua vita, che può essere diviso da tutti. E in terzo luogo, l'iperindividualista ha da una parte una sfiducia generale verso gli statuti, l'autorità, soprattutto quelle ecclesiastiche, dall'altra parte è molto attaccata alla propria libertà di comporre la propria filosofia di vita, una libertà che lui, imprigionato come è dalla pubblica opinione per lui inafferrabile, infatti non ha. I teologi e i filosofi cristiani potevano discutere ancora con le correnti filosofiche dell'illuminismo, cioè della modernità, perché questi presumevano ancora che una conoscenza universalmente valida della verità è possibile. Tuttavia il postmodernismo esclude a priori una tale possibilità. Sulla verità, anche quella rivelata da Cristo, non si può discutere con i postmoderni per la loro incredulità nei cosiddetti grandi racconti. Le numerose discussioni
parrocchiani, anche loro influenzati dal postmodernismo, di legittimare la conoscenza delle verità su Dio, sull'uomo e sul mondo, ostacolando oggi in gran parte la trasmissione della fede cristiana, scoraggia e esaurisce non pochi preti. Un mio amico mi dice una volta: per questo il nostro parroco, stufo di tutte quelle discussioni, non osa quasi lasciare più la sua canonica. Questo è Nolanda, si intende. Nel campo religioso si vede spesso una pura negazione di ogni trascendenza, ma ancora di più una forte indifferenza, perché la verità è irraggiungibile, perché fare degli impegni a trovarla. Inoltre c'è spesso un grande influsso delle religioni orientali, soprattutto quella buddista. La gente spesso prende una combinazione di varie religioni diverse senza fare una scelta esplicita per l'una o l'altra religione. C'è un tipo di consumismo religioso, si prende dal supermercato della religione quelle idee, tipi di spiritualità o usi che piacciono. Si sente spesso dire: una religione vale l'altra. In molte case il crocifisso è stato sostituito da una statua di Buddha, anche fra i cattolici. E questa statua di un uomo bene in carne, una faccia contenta che medita sulla propria coscienza, riflette meglio il benessere individuale che si cerca che il crocifisso che soffre. La spiritualità spesso vista come un riflettere sulla propria coscienza è abbastanza popolare, però senza che si ci lega a una religione. In ogni caso si osserva in genere una avversione profonda verso dogmi e dottrine. Inoltre, la presenza di diversi messianismi, sette, e l'introduzione di altre religioni, effetto dell'immigrazione considerevole negli ultimi decenni, aumenta ancora la diffusione anche fra i battezzati. I signori e signori, Giovanni Paolo II, lui stesso filosofo, conosceva questa realtà e le attuali difficoltà di trasmettere la fede cristiana molto bene, di propria esperienza come professore a un'università e come arcivescovo di una grande diocesi e poi come pontefice romano. Volevo discutere tre punti avanzati da Giovanni Paolo II, diciamo, riguardo alla nuova evangelizzazione della nostra cultura. In primo luogo c'è una promessa filosofica: la filosofia deve rifiutare la cultura postmoderna. In secondo luogo vorrei chiarire il concetto di nuova evangelizzazione. In terzo luogo parlerò delle aperture possibili che Giovanni Paolo II segnala per, diciamo, una nuova evangelizzazione feconda alla attuale cultura postmoderna. Giovanni Paolo II ha parlato anche del postmodernismo nella sua enciclica Fides et Ratio, nella quale analizza il rapporto tra la fede e la religione.
E la numero 91 dice: le correnti di pensiero che si richiamano alla postmodernità meritano una adeguata attenzione. Secondo alcuni di esse, infatti, il tempo delle certezze sarebbe irrimedialmente passato. L'uomo dovrebbe ormai imparare a vivere in un orizzonte di totale assenza di senso, all'insegna del provvisorio e del fuggevole. Parecchi autori, nella loro critica demolatrice di ogni certezza, ignorando le necessarie distinzioni, contestano anche le certezze della vede. Il primo ostacolo per annunciare la fede è oggi il postmodernismo, perché una corrente filosofica che nega la possibilità di legittimare qualsiasi verità fondamentale per spiegare l'essere della persona umana e il senso e il fine della sua vita. E questo implica che una buona e solida filosofia cristiana è necessaria per rifiutare il postmodernismo. La teologia nella spiegazione della fede ha sempre usato la filosofia, considerata la ancilla teologia, cioè la servitrice della teologia. E Giovanni Paolo II attribuisce nella sua enciclica Fides et Ratio alla filosofia due modi di servire la teologia. Dice, in primo luogo, una buona filosofia può prepararci a un corretto auditus fidei, a un corretto ascolto della fede. E la fede proviene infatti dall'udire la predicazione. Come dice San Paolo, la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Dio. Ma la filosofia può facilitare questo ascolto considerando la struttura della conoscenza e della comunicazione personale e le varie forme e funzioni del linguaggio. In questo modo può rifiutare il postmodernismo. Ad esempio, la filosofia aristotelica tomista spiega come la ragione può arrivare a una conoscenza autentica della verità, conoscendo l'essenza delle cose, anche l'essenza dell'uomo, per un processo di astrazione delle informazioni che l'uomo riceve tramite i sensi. In secondo luogo, la filosofia può contribuire al intellectus vivi, cioè a una comprensione ragionevole migliore della fede. Su questo Giovanni Paolo II afferma: la verità divina a noi proposta nelle Sacre Scritture, interpretata rettamente dalla dottrina della Chiesa, gode di una propria intelligibilità, così logicamente coerente da proporsi come un autentico sapere. L'intellectus vidi esplicita questa verità, non solo cogliendo le strutture logiche e concettuali nelle proposizioni nella quale si articola l'insegnamento della Chiesa, ma anche e primariamente nel far emergere il significato di salvezza che tali proposizioni contengono per il singolo e per l'umanità. E per questi due binari la filosofia può aprire la gente di oggi che subisce l'influenza del postmodernismo alla fede cristiana. Questo può essere soprattutto nel caso di persone con una educazione superiore un primo passo
verso una nuova evangelizzazione. Secondo, il concetto di nuova evangelizzazione. Che cosa è? Una nuova evangelizzazione della nostra regione è diventata urgente sempre più, già fin dalla prima guerra mondiale, ma soprattutto negli anni 60 del secolo scorso. Molti battezzati non hanno ricevuto una vera educazione cattolica e il numero crescente è neanche stato battezzato. L'Europa occidentale stessa, che ha portato la fede cristiana in tutti i continenti, l'ha oggi persa in gran parte. Per questo essa stessa è oggi una regione missionaria. Una nuova evangelizzazione per i non battezzati o una re-evangelizzazione per i battezzati che hanno perso la fede è davvero una cosa urgente. L'idea di una nuova evangelizzazione fu avanzata già da Paolo VI nel 1975 della sua esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, in cui parla di, quoto, uno slancio nuovo capace di creare la Chiesa ancora più radicata nella forza e nella potenza perenne della Pentecoste, nuovi tempi di evangelizzazione. Paolo VI osserva già l'urgente di questo nuovo slancio per la rottura fra la Chiesa cristiana e l'attuale cultura. La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio, dice, il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altri. Occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture. Esse devono essere rigenerate mediante l'incontro con la buona novella, ma questo incontro non si produrrà se la nuova novella non è proclamata. Giovanni Paolo II usò l'espressione nuova evangelizzazione per la prima volta nel 1983 in una allocazione alla CELAM, la riunione dei rappresentanti delle conferenze dell'America Latina e nella regione caraibica, e di nuovo diverse volte in un secondo discorso al CELAM. Gian Paolo II ha elaborato il concetto di nuova evangelizzazione principalmente in tre documenti. In primo luogo l'ha fatto più estesamente nella sua enciclica Redemptoris Missio, pubblicato nel 1990. Questo è la Magna Carta della nuova evangelizzazione, contiene tutti i principi della nuova evangelizzazione. L'ha fatto nel secondo luogo nella sua lettera apostolica Tertio Millennio Iniunte nel 1994, e in terzo luogo ha fatto questo dopo l'inizio del nuovo millennio nella sua esortazione apostolica Nuovo Millennio Iniunte. In questo quota le parole che Cristo dice agli apostoli durante il primo incontro con loro, e dice duc in altum, cioè prendi largo e gettate le vostre reti per la pesca, anche se avete personalmente la convinzione di non poter avere nessuna pesce.
Nel suo discorso al Ceylan nel 1992, Giovanni Fauro II chiarisce che la nuova evangelizzazione non implica la trasmissione di un nuovo Vangelo. Quote, la nuova evangelizzazione non consiste in un nuovo Vangelo, che deriverebbe sempre da noi stessi, dalla nostra cultura, dalla nostra analisi della necessità dell'uomo, perché questo non sarebbe Vangelo, ma pura invenzione umana, e non vi sarebbe in esso salvezza. Né si tratta di tagliare fuori dal Vangelo tutto ciò che sembra difficilmente assimilabile alla mentalità odierna. Non è la cultura la misura del Vangelo, ma è Gesù la misura di ogni cultura e di ogni azione umana. Chi trasmette il Vangelo fa la gente conoscere e nello stesso tempo incontrare il Cristo, che rimane sempre lo stesso. Più fortemente ancora, Giovanni Paolo II afferma, essendo la buona novella, in Cristo c'è identità tra messaggio e messaggero, tra il dire, l'agire e l'essere. La sua forza, il segreto dell'efficacia della sua azione, sta nella totale identificazione col messaggio che annuncia. Egli proclama la buona novella, non solo per quello che dice o fa, ma con quello che è. Chi cambia il contenuto del Vangelo non propone alla gente Gesù Cristo, ma una propria invenzione umana. E priva la gente della verità. Cristo è infatti, secondo le sue parole, proprie parole, la via, la verità e la vita. Giovanni 14, 6. Chi priva la gente dell'autentica verità in Cristo le blocco l'accesso all'Eterno Padre, perché Cristo è l'unico mediatore fra noi e Dio. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Anche Giovanni 14, 6. Per questo la nuova evangelizzazione non può implicare un adattamento del Vangelo alla cultura, nemmeno a quella postmoderna, cui non piacciono certamente molti elementi della fede cristiana. L'opposto deve succedere. La cultura deve essere cristianizzata. La novità della nuova evangelizzazione non concerne un cambiamento nel contenuto del Vangelo, ma se necessario, un adattamento alla cultura, dello stile, dello sforzo e della programmazione dei metodi ed espressione, e un approfondimento dell'ardore dell'evangelizzazione. Un adattamento del modo dell'evangelizzazione alla cultura è possibile, e questo non è socialmente un adattamento esteriore, secondo Giovanni Paolo II, quoto, perché l'inculturazione significa l'intima trasformazione degli autentici valori culturali mediante l'integrazione nel cristianesimo, il radicamento del cristianesimo nelle varie culture. Tuttavia, nell'inculturazione del messaggio evangelico in una determinata cultura si devono rispettare due principi. In primo luogo, la compatibilità col Vangelo. In secondo luogo, la compatibilità con la comunione
con la Chiesa universale, che evangelizza deve rendersi conto della cultura dominante, ascoltarla e cercare essere della possibilità per un accesso al Vangelo. Anche Giovanni Paolo II cerca nella attuale cultura postmoderna delle aperture possibili, come ha fatto l'Apostolo Paolo. Una volta ad Atena, Paolo si reca all'Areopago, dove annuncio il Vangelo, usando un linguaggio adatto e comprensibile in quel ambiente. Chi annuncia il Vangelo deve cercare i nuovi Areopaghi del nostro tempo. E l'Areopago del nostro tempo sono i mass media e media sociali, mediante i quali possiamo raggiungere tutto il mondo in un attimo. Gian Paolo II osserva nel, adesso ormai lontano, 1990, nella Redemptoris Missio, che forse li usiamo ancora troppo poco, mentre mancano adesso in genere dei mass media cattolici. Possiamo osservare che la Santa Sede, la diocesi e la parrocchia usano però i media sociali e le vie digitali ampiamente. Il terzo punto, quali sono le possibili aperture della cultura postmoderna a una nuova evangelizzazione? In primo luogo, Giovanni Paolo II accentua che non si deve presentare la fede cristiana come un insieme di dogmi e come una dottrina. L'annuncio del Vangelo implica in primo luogo realizzare un incontro con una persona, Gesù Cristo. Quoto il compito fondamentale della Chiesa di tutte le epoche, in modo particolare della nostra, è di dirigere lo sguardo dell'uomo, di indirizzare la coscienza e l'esperienza di tutta l'umanità verso il mistero di Cristo. L'uomo postmoderno non si interessa di una dottrina e di cose astratte, ma piuttosto di biografie e esperienze concrete di persone particolari, anche persone credenti. Per questo la nuova evangelizzazione ha in primo luogo bisogno di testimoni che annunciano il Vangelo in parole e opere. L'uomo contemporaneo crede più ai testimoni che ai maestri, dice Giovanni Paolo II. E quali sono i testimoni migliori? Questi sono senz'altro i santi. L'uomo postmoderno ama conoscere le biografie concrete e le esperienze per distinguere se possa applicarle sulla propria esperienza e per conoscere meglio se stesso. Lui, conoscendo il Vangelo, può fare questo anche con la biografia e le esperienze del Figlio di Dio, fattosi uomo. Su questo dice il Concilio Vaticano II: con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ogni uomo, ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con l'intelligenza di un uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo dalla Maria Vergine, egli si è fatto
veramente uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché il peccato. Lo stesso pensiero esprime sotto diversi aspetti il terzo capitolo della nuova millennia in Jung, titolato Un volto, cioè il volto di Cristo, da contemplare. Per conoscere se stesso non si deve incagliarsi nella riflessione sulla propria coscienza, come fanno, diciamo, le religioni orientali in genere, ma incontrare Gesù di persona. Cristo Redentore rivela pienamente l'uomo a se stesso, l'uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo deve avvicinarsi a Cristo. La redenzione avvenuta per mezzo della croce ha ridato definitivamente all'uomo la dignità e il senso della sua esistenza nel mondo. Giovanni Paolo II osserva che questa possibile apertura alla fede cristiana è legata alla tipica differenza fra la fede cristiana e altre religioni. Si esprime, secondo lui, in tutta la religione la ricerca di Dio, ma, quoto, nel cristianesimo l'avvio è dato dall'incarnazione del Verbo. Qui non è soltanto l'uomo a cercare Dio, ma è Dio che viene in persona a parlare di sé all'uomo e a mostrargli la via sulla quale è possibile raggiungerlo. E quanto proclama il prologo del Vangelo di Giovanni. Dio, nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito, che nel seno del Padre lui lo ha rivelato. Il Verbo incarnato è dunque il compimento, a merito presente in tutte le regioni dell'umanità. Terzo millennio niunte, numero 6. In secondo luogo, sarà molto importante per l'individualista postmoderna enfatizzare che la scelta di seguire Cristo è il frutto di una decisione personale. L'uomo individualista postmoderno ama, insiste sulla propria libertà. Il Vangelo stesso rende chiaro che Gesù non impone mai la fede in lui, ma si dirige alla libertà personale dell'uomo. Abbiamo visto sopra, l'uomo postmoderno insiste sulla sua libertà di comporre la filosofia di vita e morale propria. Giovanni Paolo II sa che è cruciale perciò mettere in luce che la fede in Cristo è una proposta alla libertà dell'uomo. L'annuncio è la testimonianza di Cristo quando sono fatti in modo rispettosi della coscienza, non violano la libertà. Una norma fondamentale, assoluta, dell'etica è che non si deve mai sforzare un essere umano a fare qualcosa che questo vede come un atto proibito dalla sua coscienza morale. Giovanni Paolo II ricorda in questo contesto al Concilio Vaticano II che afferma il diritto della persona umana alla libertà religiosa. Quoto, tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione
da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana. Così, in materia religiosa, nessuno si è forzato ad agire contro la coscienza, né si è impedito, entro certi limiti, di agire in conformità a essa, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Il pontefice romano aggiunge: la Chiesa si rivolge all'uomo nel pieno rispetto della sua libertà. La missione non coarta la libertà, ma piuttosto la favorisce. La Chiesa propone, non impone. Nulla, nulla rispetta la persona e la cultura e si ferma davanti al sacrario della coscienza. Abbiamo segnalato sopra che l'uomo postmoderno è attaccato alla sua libertà di scegliere la propria filosofia di vita e i propri valori etici, ma che è paradossalmente in realtà non un essere libero e autonomo per diversi fattori. Un elemento essenziale della nuova evangelizzazione sarà quindi di smascherare questa libertà sottoposta e chiarire che l'uomo può trovare la vera libertà solo nella redenzione da parte di Cristo. Il vero uomo autonomo è l'uomo redento. Una domanda: perché sia necessario la evangelizzazione? Giovanni Paolo II risponde: aprirsi all'amore di Cristo è la vera liberazione. In Lui soltanto, in Lui siamo liberati da ogni alienazione e smarrimento, dalla schiavitù al potere del peccato e della morte. Concludo. La nuova evangelizzazione non è una missione impossibile, mission impossible, come dicono gli inglesi. Dopo aver analizzato la cultura postmoderna dominante, non dobbiamo rassegnarci e concludere che la nuova evangelizzazione è una missione impossibile. La risposta di Giovanni Paolo II è chiara: essa è una missione possibile, e non solo questa, è pure una missione obbligatoria. Quota all'inizio della Redemptoris Missio la parola dell'Apostolo Paolo: non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo, è per me un dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo. Prima lettera ai Corinzi 9:16. Questo pontefice romano stesso viveva ciò che ha scritto sulla nuova evangelizzazione e perciò scrisse di aver scelto di viaggiare fino agli estremi della terra per manifestare la solitudine missionaria e proprio il contatto diretto con i popoli che ignorano Cristo mi ha ancora più convinto dell'urgenza di tale attività. Signore e Signore, sicuramente sarà una missione difficile. Varrà sempre per la nuova evangelizzazione il duc in alto. Prendi il largo. Dobbiamo però renderci conto del fatto che la cultura postmoderna non resterà per sempre e sarà una volta sostituita
da un'altra cultura che offre forse più possibilità, più apertura a una nuova evangelizzazione. E più importante ancora, dobbiamo renderci conto che noi, pur i predicatori fisicamente visibili e udibili, secondo la nostra vocazione, da battezzati, da genitori, da preti, da religiosi e così via, nella nostra via professionale, ma non siamo i protagonisti della nuova evangelizzazione. In noi e per mezzo di noi lo Spirito Santo rimane il trascendente soggetto protagonista della realizzazione di tale opera nello spirito dell'uomo e nella storia del mondo. In altre parole, la terza persona è Dio e anche per la nostra epoca l'agente principale della nuova evangelizzazione. Terzo millennio Junte, numero 45. E a Dio nulla è impossibile. Grazie dell'ascolto.